Dai, un po' più freschi. Lo so. Io pure. Dunque, come voi sapete, dall'inizio del suo mandato questo governo ha concentrato la gran parte delle sue energie sul tema dei salari, sul tema di aiutare le famiglie, ovviamente sul piano economico. È una delle nostre grandi priorità e chiaramente ci interessa quando viene posta la questione del rafforzamento dei salari. Per questo io ho scelto di incontrare le opposizioni partendo dalla proposta specifica del salario minimo, perché il tema del contrasto al lavoro povero ci interessa, purché ci si comprenda sul fatto che la materia è una materia estremamente ampia e sul fatto che va affrontata nella sua complessità. Ci sono divergenze su quali siano gli strumenti per rafforzare il potere d'acquisto delle famiglie, per rafforzare i salari, e io ho proposto un confronto molto più ampio che coinvolga anche chi è costituzionalmente, diciamo, più attrezzato a fare questo lavoro, che è il CNEL, per terminare prima dell'avvio della legge di bilancio, quindi anche in tempo per avere evidentemente ed eventualmente le coperture necessarie a prendere dei provvedimenti, un ragionamento complessivo sul tema del lavoro povero, che dal mio punto di vista non viene risolto dal semplice reddito di cittadinanza, dal semplice salario minimo, misura che, come voi sapete, secondo molti, anche secondo molti sindacati, secondo molti esperti del settore, rischia in una nazione come la nostra, con una altissima contrattazione collettiva, di peggiorare per paradosso la condizione di più lavoratori di quelli ai quali potrebbe migliorarla, ma siamo ovviamente aperti al confronto sulla materia molto più ampia del lavoro povero e di salari adeguati. Su questo abbiamo proposto un lavoro da fare insieme, da completare nei prossimi 60 giorni, sul quale io ho già la disponibilità del CNEL e del suo presidente, per capire se c'è un margine per condividere tra le forze politiche e con le parti sociali soluzioni che possano essere efficaci per favorire il lavoro, lavoro giusto, pagato adeguatamente, come questo governo ha dimostrato, particolarmente mettendo la gran parte delle sue risorse sul taglio del cuneo contributivo. Garantire salari adeguati e difendere il potere acquisto delle famiglie è una delle nostre assolute priorità. Possiamo dire che ad oggi non c'è una controproposta strutturata del governo, o no? Ma guardi, se io mi fossi presentata con una controproposta strutturata del governo, si sarebbe detto che non volevo consentire alle opposizioni di fare la loro, così come quando ho proposto di fare il confronto con CNEL sono stata accusata di voler fare ritirare la proposta alle opposizioni. Guardi, quello che voglio fare io è semplicemente dare un segnale di attenzione e di rispetto su un tema che mi sta a cuore, perché a differenza di chi oggi dall'opposizione propone il salario minimo, ma quando stava al governo non ha messo in campo il salario minimo, noi abbiamo dimostrato con i fatti di tenere a questo tema, perché tutto quello che abbiamo fatto, il grosso di quello che abbiamo fatto, è stato dedicato a questa materia. Quindi io ho incontrato le opposizioni per dire loro che è una materia che sulla quale il governo è assolutamente disponibile, ma questo non comporta che gli altri debbano rinunciare alle loro proposte o che io debba arrivare e dire questa è la mia proposta e non deve essere la vostra. Queste, diciamo, sono ragionamenti che facevano altri. A me pare un segnale di attenzione e di rispetto. E lo dico, guardi, perché io sono stata lunghi anni all'opposizione e non ricordo di essere mai stata convocata da un Presidente del Consiglio sulla base di una proposta che avevo presentato in Parlamento. Quindi è un segnale di attenzione su una materia che mi sta a cuore. Chiaramente punto ad arrivare a una proposta in tempo per la legge di bilancio, ma non vorrei che fosse semplicemente una proposta della maggioranza contrapposta a quelle delle opposizioni. Lei sa che ci sono delle proposte della maggioranza anche su questa materia, l'ultima l'ha presentata Forza Italia, che è un partito della maggioranza, ma non sarebbe stato un buon metodo di dialogo dire sostituite la vostra proposta con la nostra? È un buon metodo di dialogo, secondo me, dire proviamo a lavorare insieme su una proposta che affronti complessivamente una materia che, guardi, il salario minimo da solo temo non risolverà. Io sento parlare di salario minimo e di lavoro povero e non si prende in considerazione il fatto che per le rilevazioni Istat o Eurostat, per lavoro povero si intende il reddito che tu hai nell'ambito del nucleo familiare, che vuol dire che non dipende da quanto ti pagano l'ora di lavoro. Tu puoi essere al di sopra dei 9 euro e essere considerato lo stesso un lavoratore povero. Allora la materia è un po' più complessa di come viene affrontata in alcuni casi, ma è una materia che va affrontata, perché è un problema che l'Italia ha.
fermo restando, e anche questo l'ho detto ai miei interlocutori, che il problema per il quale i nostri salari sono più bassi della media europea è che, la nostra crescita è stata più bassa della media europea. Cioè, o qui capiamo che bisogna rimettere in moto l'economia, e che rimettere in moto l'economia è l'unico modo di garantire salari e redditi, oppure continueremo a, diciamo, immaginare delle soluzioni che purtroppo non risolveranno il grosso del problema. È la ragione per la quale noi ci siamo messi a lavorare prevalentemente sulla crescita. Si fa l'esempio della Germania, si fa l'esempio della Francia, ma sono nazioni che negli ultimi 20 anni sono cresciute più del 20%, l'Italia è cresciuta del 2%. Come pensavamo che i nostri salari potessero crescere adeguatamente se l'economia non cresceva? Le due cose sono inevitabilmente collegate. Per cui, da una parte, a mio avviso, bisogna lavorare, continuare a lavorare per favorire la crescita. Qualcosa di PIL è accaduto quest'anno e lei ha visto che i dati sull'occupazione comunque sono più soddisfacenti. Noi abbiamo di nuovo raggiunto record di occupazione, record di contratti stabili, la disoccupazione più bassa dagli ultimi 14 anni. Sono segnali che vanno di pari passo con la crescita dell'economia. Quindi quella è una strada che bisogna affrontare. Poi ovviamente ci sono contratti pirata, utilizzi diciamo fraudolenti, c'è un tema anche di precarietà che va affrontato, c'è un tema sicuramente di alcuni lavoratori che sono esclusi dal mercato delle tutele, ma secondo me con questa visione va affrontata la questione, perché se noi pensiamo di dare una risposta semplice a un tema estremamente complesso rischiamo di creare più danni di quelli che pensiamo di risolvere. Senta, la segretaria del PD che le ha chiesto anche delle storie dell'Emilia Romagna e delle dimissioni di De Angelis. Guardi, che me l'ha chiesto è un parolone, diciamo che abbiamo fatto un paio di battute e le ho detto sulla questione dell'Emilia Romagna, che avevo risposto con una lunga lettera alle continue rimostranze del presidente Bonaccini, che secondo me sono poco fondate, e che sulla questione di De Angelis non ritengo di dovermi occupare del responsabile della comunicazione della regione, perché penso sia una competenza del presidente della regione. Ritiene i 60 giorni un impegno da parte del governo per chiudere la questione degli strumenti contro... È l'impegno che io ho formalizzato con il presidente del CNEL. E loro mi garantiscono che sono in grado di fare questo lavoro in 60 giorni. Ho detto anche alle forze di opposizione che il presidente Brunetta è disponibile da domani a incontrarli, perché credo che sia un lavoro che va fatto immediatamente. Perché io ho voluto fare questo incontro oggi, diciamo, costringendo anche voi a essere qui? Perché una cosa che mi ha colpito la proposta dell'opposizione è che loro prevedono una cosa secondo me sensata, cioè di immaginare dei ristori nel caso in cui diciamo la loro proposta venisse approvata per i datori di lavoro che devono affrontare un aumento dei salari, dopodiché non prevedono né la copertura né la quantificazione, e lei sa, diciamo, che costituzionalmente una legge che impone maggiori oneri ha anche bisogno di una copertura individuata. Loro dicono perché non volevamo entrare nelle competenze del governo, sa, diciamo, a me pare un po' più il gioco del cerino, come a dire, secondo noi va fatto, ma poi vedetevela voi. Allora, le cose serie da questo punto di vista si fanno con delle coperture. Quindi noi stiamo già lavorando sulla legge di bilancio. Io posso annunciarvi da ora che la legge di bilancio che noi presenteremo segue il filone della precedente, cioè lavoro, redditi, che è quello che abbiamo già fatto con tutti i provvedimenti principali della precedente, a partire dall'estensione della platea di chi beneficiava del bonus per il gas e la luce, fino ad arrivare, diciamo, ai primi segnali che abbiamo dato sui premi di produttività, adesso con l'abbattimento del cuneo contributivo. Andiamo lì sulla legge di bilancio, ma chiaramente qualsiasi cosa che voglia essere vagamente seria deve avere una copertura, e allora è bene arrivare per tempo, prima della legge di bilancio, a fare questo lavoro. Questa è la ragione per la quale ho voluto fare questo incontro adesso, per avere una disponibilità, ma comunque per cominciare a fare un lavoro che possa arrivare in tempo con le eventuali coperture che dovessero servire. Grazie mille. Vi ringrazio. Grazie. Buona serata. Grazie.